giorno d'estate, un giovane pastore di Gressonei, di nome Johannes, decise di portare le sue mucche da Cialvrina agli alpeggi di Ranzola, percorrendo la strada che passa per Gun. Arrivato a Gun, Johannes si fermò e si sedette su una roccia per mangiare un pezzo di pane e del formaggio. Improvvisamente, da una fessura della roccia, uscì un piccolo topolino che prese un pezzetto di formaggio. «Grazie, giovanotto!» disse il topolino. Johannes lo guardò a bocca aperta. L'animale aggiunse: «Non avere paura di me! Mi chiamo Alfred! Prima di essere un topolino, ero un giovanotto come te!» Salì sulle ginocchia di Johannes e cominciò a raccontargli la sua storia. «Un giorno incontrai il mio amico Peter, il mago del villaggio di Gressonay-Saint-Jean, e per scherzo feci cadere il suo cappello. Purtroppo per me Peter era di cattivo umore, non accettò questo scherzo e, verde di rabbia, mi trasformò in un topolino. Questo incantesimo doveva durare solo un mese, ma...» Rientrando a casa, il mago fu sorpreso da un temporale. Fu colpito da un fulmine. Dato che era molto vecchio, si ammalò e morì dopo pochi giorni. «Ed eccomi topolino per sempre. Ma sono molto felice. Vivo con la mia famiglia in una fessura della roccia e, per di più, l'incantesimo mi ha trasmesso dei poteri magici. E tu, raccontami la tua vita.» «Sono sfortunato», rispose Johannes, «perché non riesco a trovare la sposa giusta per me. Tu hai diviso con me il tuo pane e il tuo formaggio e voglio aiutarti. Vieni qui a Gune con una ragazza e chiedile di sposarti. Se sarà la donna della tua vita, spunteranno delle piante di mirtilli cariche di frutti maturi intorno a voi.» Johannes, entusiasta della cosa, ringraziò Alfred e scese in fretta a Gressonei. Nei mesi seguenti salì a Gune con diverse ragazze del villaggio, ma nessuna pianta di mirtilli crebbe intorno a lui. Verso la fine di agosto, Johannes accompagnò a Gune Sibille, una ragazza molto povera, molto dolce, con dei begli occhi neri. Il giovane pastore fu sorpreso di veder spuntare delle piante di mirtilli ben mature laddove si posava lo sguardo della fanciulla. L'incantesimo si era compiuto. Sibille era la donna della sua vita. Johannes e Sibille si sposarono e tutta la famiglia di Alfred partecipò alla festa. Tutti erano felici. I due sposini andarono ad abitare a Gressonei. La famiglia dei topolini continuò a vivere nella sua roccia, ma nel mese di agosto si riunivano tutti a Gune per fare un picnic e raccogliere i mirtilli. Da quel giorno, nel mese di agosto, gli abitanti di Gressonei vanno a Gune a raccogliere i mirtilli, che ogni anno maturano in grande quantità nei prati e nei pendii. Comenius Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.